Ben ritrovati con un nuovo appuntamento targato Star Casino Sport, focus di oggi dedicato alla Supercoppa, match Napoli-Fiorentina. A Riyadh, in Arabia Saudita, Napoli e Fiorentina si preparano ad affrontare la Supercoppa italiana. Chi vincerà sfiderà la vincente dell'altra semifinale, che vedrà in campo Lazio contro l'Inter. Il Napoli ha disputato 4 volte la Supercoppa e gli azzurri hanno alternato un successo nel trofeo a una sconfitta. Il Napoli mira questa competizione, anche se peserà l'assenza di Osimhen e Anguissa, attualmente impegnati in Coppa d'Africa. Ma come di consueto andiamo con tutto il nostro spin per scoprire insieme chi è il personaggio targato Star Casino Sport, il protagonista del nostro focus, che successivamente analizzeremo in grafica. Oggi parliamo di Kvaratskhelia, attaccante del Napoli. Andiamo in grafica perché ci siamo chiesti, durante il match Napoli-Fiorentina, chi sarà il primo marcatore? Abbiamo Kvaratskhelia al 16% della probabilità e Bonaventura all'11% della probabilità. Ma diamo uno sguardo un po' più da vicino al profilo dell'attaccante all'interno della squadra. Nella situazione di crisi del Napoli, il rendimento di Kvaratskhelia è spesso oggetto di dibattito. Per alcuni l'attaccante è lo stesso dello scorso anno, altri pensano che non abbia più le prestazioni di prima. Inoltre Kvaratskhelia aveva realizzato solo un gol in più rispetto ad oggi. La partita contro la Salernitana è stato un esempio della sua capacità di portarsi a spasso mezza difesa avversaria. L'obiettivo è quello di trovare forza e continuità, elementi fondamentali per l'attaccante azzurro. Noi concludiamo così il nostro TG targato Star Casino Sport. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.